Buongiorno a tutti, anche oggi incomincio le mie solite pulizie. Ho messo le lenzuola fuori per dare un po' d'aria perché l'avevo già cambiato sabato, allora oggi non li cambio, ecco. E niente ragazzi, incomincio con l'aspirapolvere come sempre, ecco. Qua vicino alla stufa giustamente ho tantissima polvere, ecco. E anche lì oggi pulisco anche lì dove tengo la legna perché è tutto un casino. Poi, come mio solito, passo l'aspirapolvere in tutte le camere e dappertutto. In cucina invece quando tiro su le sedie guardo i feltrini se non hanno qualche briciolo attaccato, qualche cappello attaccato, pulisco e poi dopo do con aspirapolvere. Guardate quanta polvere che c'era.
poi preparo un po' d'acqua con un po' di ammorbidente e poi vado a spolverare dappertutto. Spolverò per bene tutti i mobili, anche le porte.
Oggi do una pulita anche i divani perché anche quelli sono pieni di polvere. Poi con il mio spruzzino, solito Ajax, pulisco anche il tavolo. Poi dopo pulirò anche tutti gli specchi. E poi con i citrus pulisco il bagno. Adesso sapete, ho intenzione di pulire, cioè di finire tutti gli spruzzini, così pian pianino li finiamo tutti, ecco. Adesso nei prossimi giorni pulisco tutto con quello che ho, ecco. Poi dopo, un po' più avanti, incominciamo a fare i nostri detergenti fatti in casa, ecco.
poi ho provato a pulire questo specchio qua con acido citrico, però vi devo dire la verità, ha lasciato tutti aloni. E per alcune cose, per un altro vetro che ho in bagno, ad esempio, non ha lasciato nessun alone, niente. Invece qua è tipo un specchio prova, diciamo, ecco, se non passa con questo non va bene, ecco, per me. E vedete che qua ha lasciato tutti gli aloni, ecco, dopo vado a ripulire con il mio Ajax, ecco. Niente, do una spolverata anche lì sopra. Ah, e volevo dire un'altra cosa, che quando pulisco il WC, anche se i panni sembrano sempre uguali, però uso sempre un altro panno, vedete? Preferisco usare altro panno per il WC, ecco. Dopo lo metto a lavare, giustamente. Thank you.
La carta non la butto mai via, quella che è dove ho pulito tutti gli specchi e tutto quanto, perché dopo la riutilizzo per i capelli, per tirare via dalla vasca o anche dalla doccia, ecco. Comunque perdo ancora tantissimi capelli.
Visto che ho da finire anche l'alcol, oggi lavo i pavimenti con un po' di alcol e ci metto anche un po' di detersivo per i pavimenti, ecco. E dopo vado a lavare tutti i pavimenti. A proposito, ragazze, che volevo dire dei panni. Sapete che io usavo sempre i panni, compravo sempre a Eurospin. E, brutta notizia, non ci sono più, almeno dove abito io non si vendono più, ecco. E, se voi ne avete ancora di quei panni lì, fatevi scorta perché secondo me tra un po' non li trovate più. E niente ragazze, lavo tutti i pavimenti, tutta la casa e basta, le mie pulizie di oggi sono finite. Ciao ragazze, alla fine del video vi voglio far vedere una cosa che sto provando negli ultimi giorni. Sapete che non uso morbidente, no? E uso acido citrico. Però usando acido citrico giustamente,
utilizzando acido citrico giustamente non viene asciugamani molto molto morbide. Allora cosa faccio? Dentro la mia lavatrice ci metto sale grosso, ragazze. Un altro giorno ho provato con asciugamani. Oggi provo con i tappeti e con altre cose che ce l'ho qua. Giustamente ci metto anche acido citrico, come vedete, dentro, dopo la lavatrice ci metto anche il sale grosso. E vi assicuro che viene molto più morbido. I nostri capi vengono molto più morbidi. Spero che il video vi sia piaciuto. Spero che vi abbia fatto un po' di compagnia anche oggi. E noi ci vediamo presto. Ciao ciao a tutti!